Attini, quindi... Posso dire solo una cosa prima di un flash proprio? Dal punto di vista metodologico, la signora che è in collegamento, l'insegnante Novax, sì, molto simpatica, Novax dice, lo sta dicendo lei? Dice, no, non lo so, lei l'ha detto che non fa i vaccini. No, vabbè, non è offesa. Però è una questione di metodo. Lei dice, voglio... Scusi, dottoressa. Non è vaccinata per il Covid, al punto che sarà sospesa. No, ma stavo facendo una questione di metodo solo. Ma perché dovete sempre etichettare? Va bene, no, ha ragione. Ma ne facendo una questione di metodo. Lei dice, voglio discutere con il medico. Faccio una questione di metodo, lei di giudizio. No, le sto dando ragione, mi darà ragione alla fine. Sta dicendo, voglio discutere col medico. Ora, io non sono medico e quindi non discuto con il medico, faccio domande. Qualora dovessi finire all'ospedale per un bel infarto, non è che sono lì infartuato e dico, col cardiologo. Aspetta, mi mettono il 5G qui dentro, voglio discutere con il medico. Col cazzo, ti fai curare e dopo... No, per dire che è sbagliato l'approccio della signora che dice... È questo... Ma scusi, ma posso sentire che alla fine la devo... Scusatemi, però conduco io qua. Se deve fare la ragione, conduco io. Galattini, prego, può rispondere anche lei alle obiezioni che ha fatto la signora? Sì. Vuol parlare solo lei, signora, non ha capito come funziona la televisione. Signora, le sfugge un parametro. Se lei mi ascolta, signora, perché se no, se non vuole ascoltare, allora vuol dire che lei non parla solo, non ha già le sue idee che non possono essere cambiate. Io non ascolta, parla pure l'altra volta. Si mette a parlare e smette di ascoltare. Voglio dialogare con lei. Ascolto io, professore, con molta attenzione. Ascolto io, grazie. Sì, no, il problema è molto semplice, cioè come ha detto lei, è vero che i bambini sono poco sensibili dal punto di vista della malattia, però ci sono stati 34 morti, il che insomma va tenuto in considerazione. Va tenuto in considerazione il fatto che abbiamo nuove varianti e che queste nuove varianti possono essere molto più gravi e possono intaccare di più i bambini che non gli anziani. Cioè ci sono tante cose da prendere in considerazione. I danni nei bambini da vaccino sono assolutamente minimi. Quindi bisogna stare attenti e non bisogna avere soltanto le proprie idee, bisogna cercare di ascoltare anche quelle degli Scusi, altri. Scusi professore, signora, ma i bambini già vaccinati ascolta, nel mondo sono, se so io, sono 5 milioni negli Stati Uniti. Sì, certamente. E anche in Israele credo tanti bambini. Sono milioni. Sì, sono milioni, gli effetti collaterali sono pochissimi nei bambini, anche queste forme di miocardite che sono state riportate sono delle forme molto lievi per cui sappiamo che riprendono subito, sappiamo come curarle, cioè, ma sono casi su ogni 100.000 trattati, perciò deve contare che per qualsiasi farmaco si calcolano per 100 trattati. Qui noi li calcoliamo per 100.000 e lei al suo bambino, c'è la sua bambina, ecco, questo è certamente molto importante, però dice un signore che ha dedicato la vita alla farmacologia e dato che ogni medicina ha i suoi effetti collaterali o avversi, come ben sappiamo quando leggiamo un bugiardino, mi sta dicendo, in questo caso i numeri su cui ragioniamo sono molto più ampi, credo che sia importante questo particolare.